Buonasera, ben arrivati, benvenuti a questa prima edizione del Festival di Articolo 21 che si tiene appunto a Castiglioncello in questi giorni. La parola al sindaco di Rosignano, Daniele Donati. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Mi fa piacere vedere anche una parterre estremamente nutrito. Credo che questo sia importante anche perché rende onore pienamente a quello che è l'impegno che da stasera parte per i prossimi quattro giorni, che è quello appunto del Festival di Articolo 21. È un festival in cui parleremo di informazione, del ruolo dell'informazione, dell'importanza dell'informazione libera, plurale, che è un elemento importante a supporto anche della democrazia. Dove c'è informazione libera, la democrazia funziona, la democrazia è in grado di sviluppare quelle che sono anche tutte le sue articolazioni e i suoi benefici. Dove l'informazione non è libera, non funziona, abbiamo visto anche quali sono gli elementi. Quindi parlare di informazione, parlare del ruolo dell'informazione, parlare anche delle inchieste che soprattutto in questo momento abbiamo bisogno anche di mettere a fuoco da quelle che sono appunto le inchieste sulla guerra o sulle guerre, perché poi oggi ci concentriamo purtroppo esclusivamente su una guerra, ma le guerre nel mondo sono tante e non sono mai cessate. Parlare su quelle che sono anche tutte le problematiche legate alla criminalità e alle ramificazioni criminali, quindi insomma, credo che gli argomenti di cui parleremo in questi giorni sono argomenti di estremo interesse e soprattutto appunto con l'obiettivo di accendere un faro sull'informazione, sul ruolo dell'informazione e dare il senso di quello che dice poi l'articolo 21, che è anche il nome di questa associazione, che è quello appunto di garantire una stampa libera, plurale, che possa informare i cittadini. Avere cittadini informati, avere cittadini che sono in grado di anche poter confrontare quelle che sono le informazioni che ricevono e avere anche delle informazioni che siano con la faccia delle persone, non quelle che a volte si vedono sui social, in cui spesso sono anonime e sono anche informazioni non controllate. Ecco, credo che sia un grande valore, perché poi è tutto questo è presupposto per attivare le altre forme che danno sostanza alla democrazia, a partire dalla partecipazione e dalla possibilità di discutere e di essere presenti nella vita della nostra comunità o delle comunità. Quindi crediamo che questa sia davvero un'ottima opportunità. Ringraziamo il Presidente Giulietti e tutti i membri di Articolo 21 per questa opportunità e ovviamente vi auguro a tutti un buon ascolto questa sera e vi invito già ai prossimi incontri dei prossimi giorni, in modo che possiamo insieme affrontare questo percorso di crescita, di conoscenza, di maggiore consapevolezza. Grazie a tutti. Bene, a questo punto chiederei passerei il microfono a Carlo Bartoli, presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, che è qua con noi insieme a Paola Spadari, per un saluto, quindi a voi la parola. E poi partiremo. Un saluto, quello che vuoi. Ovviamente non voglio dirti quello che devi dire. Sì, no, nel senso una cosa rapida, perché poi magari entreremo nel tema in maniera più approfondita. Intanto per ringraziare il comune, il sindaco, sindaca, Elisabetta e tutti voi ci state ascoltando. Parlare di questi temi è un elemento fondamentale, si parla troppo poco di libertà di informazione, si dà per scontata, non c'è niente di cui dare per scontato. L'Italia nella classifica della libertà di informazione non se la batte proprio bene, bisogna dirlo, e non se la batte, poi a volte quando uno dice queste cose sgranano gli occhi, basta mettere in fila tutta una serie di punti, no? Il carcere per i giornalisti, ossia, anche se ormai per casi diciamo estremi si può finire in carcere per reato di diffamazione, cosa che nei paesi civilizzati non avviene. Le querele bavaglio, che sono querele che comportano richieste danni esorbitanti, impiantate nei paesi
più strani del mondo, in giro per il mondo, quindi uno ha difficoltà, sì, intanto, infatti viene definito turismo giudiziario, quindi viene magari chiamata a rispondere in tribunali di chissà dove. La insufficiente, gravemente insufficiente copertura, protezione sul segreto professionale, perché voglio ricordarlo agli smemorati, nel nostro paese il segreto professionale per i giornalisti è riconosciuto solo ai giornalisti professionisti, che vuol dire circa un sesto, un settimo della platea di tutti i giornalisti. E questo va a cozzare, va a contrastare le sentenze plurime, svariate, stratificate della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha molte volte condannato non solo l'Italia, ma molti altri paesi, proprio per l'insufficiente protezione delle fonti giornalistiche, perché se non c'è la protezione della fonte non c'è libertà di informazione. Voglio dire che, concludo così, è veramente un saluto. Pochi giorni fa abbiamo deciso di assegnare la tessera onoraria dell'Ordine dei giornalisti a Julian Assange, perché una persona che ha messo a nudo, che ha reso disponibili documenti di grandissimo, di elevatissimo interesse, pubblicati dai tutti i principali organi di informazione internazionali, rischia 170 anni di prigione, e quindi questo io credo non lo possiamo permettere, sarebbe una rovina per la libertà di informazione, perché nel momento in cui una persona si procura e rende pubblicabile documenti di elevatissimo interesse non può rischiare di finire tutta la vita in galera. Questo non è democrazia, questo non è libertà di stampa, e noi a questo ci dobbiamo ribellare. Grazie. Paola Spadari, segretaria dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti. Grazie. Grazie per questo invito, Sindaco e tutti gli organizzatori, perché io credo che questa sia un'occasione preziosa, un'occasione con la quale, attraverso la quale si incontrano i cittadini, perché noi spesso dell'ordine e delle organizzazioni siamo abituati a parlare tra di noi, e invece incontrare i cittadini e magari rispondere anche alle loro domande. Cosa fa l'ordine? L'ordine dei giornalisti sovrintende alla correttezza dell'informazione e soprattutto tiene la barra dritta su dei principi costituzionali come quello dell'articolo 21, che dice che il cittadino ha diritto di essere informato correttamente. Ecco, noi ci sforziamo di tenere la barra dritta sulla correttezza dell'informazione, sull'uso dei linguaggi, delle parole e anche delle immagini, perché siamo in presenza di un'emergenza drammatica che sta polarizzando nel mondo l'informazione, che è una guerra. Ecco, io credo che il popolo ucraino non debba subire ulteriori danni, ulteriori dolori da una correttezza, da una informazione non corretta con la strumentalizzazione del dolore, con le immagini dei bambini e della sofferenza. La sofferenza parla da sé e parla con le parole. Ecco, l'Ordine dei giornalisti questo lavoro fa. Cerca di mantenere la barra dritta dei colleghi su un'informazione corretta che sia rispettosa dei valori e delle persone. E quindi grazie di questo invito, perché incontrare le persone e dire quello che noi facciamo, perché spesso non si sa. Noi questo facciamo e ci sforziamo tra mille ostacoli, come ha ricordato il Presidente, tra mille aggressioni, perché proprio quando dici la verità e ti sforzi di dire la verità che sei aggredito. E quindi noi crediamo in questo lavoro che facciamo. Grazie di questo invito, Sindaco, e ai colleghi che ci hanno invitato. Grazie anche al Presidente Bartoli. Ecco, a questo punto, prima di presentarvi i nostri ospiti, potremmo sì. Questo è il pluralismo. Questo è il pluralismo.
Le democrazie si le democrazie scusate sono perché dobbiamo siccome stiamo registrando, le chiedo la cortesia di ripetere la domanda al microfono. Per me lettore cittadino che leggo due giornali di due orientamenti diversi o tre e leggo la stessa notizia detta in tre modi aspetta mi chiedo l'ordine dei giornalisti verifica quale dei tre ha detto una balla, quale dei tre ha detto un'informazione scorretta. Non è pluralità, io parlo di fatti. Se uno dice un fatto e dice che è bianco, uno dice un fatto e dice che è nero, e uno dice un fatto e dice che è viola, chi mi garantisce rispetto alla correttezza dell'informazione? Nessuno, tantomeno l'ordine dei giornalisti. Signora, noi cerchiamo di coltivare nelle persone la consapevolezza del saper distinguere spesso l'informazione dalla propaganda. E ci sono però sensibilità diverse nel raccontare uno stesso evento. Il nostro lavoro è quello di creare nelle persone anche una consapevolezza che li metta nelle condizioni di distinguere. Bene, io sono arrivata questo a 70 anni, ecco, e gradirei invece avere proprio, dopo aver letto Bianco, Rosso e Verde, l'ordine dei giornalisti che dice, guardate che la notizia, secondo me, verificata, da noi è questa. Ma noi poi se volete questo credere a blu, a viola, fate così. Sì, lo facciamo. Sì, guardi signora, come dicevo, intanto la democrazia si basa sulla pluralità dei punti di vista. Punti di vista, io ho parlato di fatti. No, mi scusi. Ho parlato di fatti. Sì, sì, no, mi scusi, ma i fatti, guardi, i fatti, come dire, contano poi come si vedono i fatti, come si raccontano e quindi ci sono più modi di vista, per fortuna, più punti di vista. Poi guardi, una cosa le posso garantire, l'ordine dei giornalisti non può fare per legge, quindi anche se lo volesse, ma anche se lo potesse fare non farà mai censura, non dirà mai la verità è questa, la verità è un discorso estremamente complesso e io credo che ogni cittadino, proprio attingendo a tante fonti di informazioni diverse, si debba fare e si possa fare un'opinione propria, perché dove c'è una sola voce è molto semplice farsi avere idee chiare, ma non sempre le idee sono quelle giuste. Affrontiamo questa difficoltà, è una difficoltà quotidiana, è un esercizio che secondo me ci serve a tutti. Signora, allora, mi scusi. Le domande le possiamo fare alla fine se non le dispiace, è un fatto di rispetto. No, anche perché ci sta ascoltando. Parleremo anche di questo. Io tra l'altro, insomma, già in anticipo, scusate, sono Elisa Marincola, portavoce nazionale di Articolo 21 e siccome ecco, introduco uno dei nostri ospiti a cui daremo poi la parola, molto importante, a cui teniamo molto, padre Enzo Fortunato, che è stato il principale promotore della carta di Assisi, che parla proprio di informazione corretta e che è un appello non solo ai giornalisti ma un appello a tutti noi cittadini che siamo automaticamente comunicatori attraverso i nuovi device, i nuovi sistemi di comunicazione. Quindi poi affronteremo anche questo aspetto, poi padre Fortunato avrà anche molto una testimonianza molto importante da dirci sul tema di questa sera. Però io ecco, come portavoce vorrei introdurre rapidamente, perché volevo ringraziare a nome dell'associazione insieme a Elisabetta Cosci che ci rappresenta in questa bellissima regione, la nostra portavoce per la Toscana, volevo ringraziare l'amministrazione comunale, vorrei che ecco, salisse con noi sul palco il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Beppe Giulietti, che è il poi fondatore insieme a Federico Orlando della nostra associazione, che quest'anno ha festeggiato i 20 anni di attività, purtroppo dovremmo dire, perché significa che l'articolo 21 della Costituzione ha ancora bisogno di essere supportato, difeso e anzi di cui va richiesto ancora una reale applicazione e realizzazione. Volevamo ringraziare questa amministrazione che è un'amministrazione molto visionaria, di grande spessore culturale, con delle iniziative ormai direi decennali, insomma, sia sulla cultura
cultura che sulla, sull'informazione, questo nostro l'invito a, realizzare il nostro primo festival in occasione dei nostri 20 anni qui ci ha veramente onorato e speriamo di poter continuare questa collaborazione insomma anche nei prossimi anni, perché non è solo un evento pubblico, un momento di che per noi è molto importante, un momento di confronto con il pubblico, questo è un evento anche di formazione per i giornalisti e questo l'abbiamo voluto, noi siamo un ente riconosciuto dall'Ordine Nazionale e l'abbiamo voluto perché crediamo molto in questo momento di confronto che sia anche un incontro tra i giornalisti che vengono a seguire il corso e il pubblico che appunto rappresenta anche le proprie perplessità e le proprie domande, quindi ancora di più ringraziamo questa amministrazione, vorremmo consegnare la nostra tessera onoraria per i 20 anni al sindaco e alla comunità di Rosignano Marittimo, alla comunità perché sia appunto un riconoscimento che va anche oltre l'amministrazione che rappresenta così bene questa comunità. Beppe Giulietti. No, grazie. Mi hanno chiamato perché sono il più anziano, ma sarò brevissimo, diciamo. Porto una testimonianza dei reduci. Allora, siccome io volevo fare in realtà l'animatore del villaggio Valtur, però me l'hanno impedito, io vi chiedo di accompagnarmi con degli applausi, non alla mia persona perché ancora non sono andato del tutto, ma alle comunità, perché io sono tra quelli, riprendo un'espressione di Don Ciotti, che amano il noi collettivo e non l'io, perché l'io è pericolosissimo. Diffidate sempre degli uomini e delle donne della provvidenza. In genere iniziano molto bene e poi riempiono i cimiteri, quindi è sempre bene avere una certa diffidenza per i cosiddetti uomini forti, poi forti non ho mai capito in che senso. Allora io devo dire alcuni grazie. Il primo l'ha già fatto Elisa Marincola, vorrei darlo, sindaco se me lo permetti, ma a tutti voi, a tutta la comunità di Rosignano e di Castiglioncello, perché... Guardate, questa associazione ha 20 anni, non è stata fondata solo da me, ma è un'associazione plurale perché l'unico modo per contrastare il falso è che ci siano le differenze al proprio interno, perché quando stai in un corpo omogeneo dove tutti cantano la stessa canzone o hanno lo stesso colore della camicia o si vestono nello stesso modo, lì c'è un elemento di pericolo. E solo le differenze, questa associazione è stata fondata, pensate un po', da Federico Orlando che era il braccio destro di Indro Montanelli, da quel signore che si chiamava Enzo Biagi e che molti di voi hanno conosciuto. Ed è nata quando con un maledetto editto bulgaro qualcuno disse tu parli e tu non parli. L'Italia ha vissuto varie stagioni che temo qualcuno abbia già cancellato dalla sua mente. Ed è quindi formata da donne e uomini che vengono da ogni schieramento, molto diversi tra di loro. Qualcuno prega, spero, me lo auguro per lui come padre Enzo, qualche altro prega un altro Dio, qualche altro non prega nulla, ma se tu vuoi garantire la libertà devi avere le diversità al proprio interno. Questo è il senso dell'associazione articolo 21. Io sono uno, Tatiana ti conforto, sai perché io non sopporto i bavagli di Putin? Perché lo stalinismo e lo zarismo sono le due cose che non ho mai sopportato nella mia vita. Non sopporto l'idea che uno possa dire tu dentro e tu fuori, perché questa idea è pericolosissima. Dico quando, con dolore che quando andavamo all'ambasciata russa però nel 2006, dopo l'assassinio di Anna Politkovskaya, o quando ci siamo andati, Riccardo, assieme a te, per la Siria o per altri paesi, fatemi dire con dolore che alcuni di quelli che oggi hanno la tuta mimetica mi ricordavano in un orecchio, stai calmo, abbiamo molti affari con la Russia, non è il caso di disturbare. Allora io francamente ascolto volentieri i discorsi di chi ha sempre difeso la libertà. Mi dà un po' più fastidio la libertà a tariffa, come quelli che non sanno cosa accade in Turchia o cosa accade in Egitto, perché Dio non voglia che si nomini al-Sisi, e non si può fare così, la libertà non si difende così. Il secondo grazie lo do alle volontarie e ai volontari che non conosco del comune che ci hanno dato una mano ad allestire, fategli un applauso perché dei volontari non gliene frega mai niente a nessuno. E a delle straordinarie persone che sono qua, chissà quante gaffe farò, Graziella Di Mambro, Roberto Rinaldi, Elisa Marincola, tutte le persone di Articolo 21 che ci stanno seguendo, fatemi ringraziare. Non è un festival così tanto per passare la giornata,
Fatemi ringraziare, anche se molti di voi possono pensarla diversamente, anch'io spesso non la penso come loro, fatemi ringraziare Radio Radicale che manderà in diretta a migliaia e migliaia di cittadini queste vostre iniziative. Vorrei che da casa sentissero il vostro affetto, così come qui c'è la diretta web fatta da un gruppo che è quello che segue la Marcia Perugia-Assisi, che segue le grandi iniziative di Don Ciotti, e quindi ricorda i nomi perché io non mi ricordo Guidi, neanche Enrico Guidi e Marco Carloni. Benissimo, che sono, fate tra l'altro, un applauso anche a Enrico Guidi e Marco Carloni. Vedete, Elisa è la portavoce dell'associazione, preoccupatissima perché io in genere sbaglio i nomi. Finora non li avevo sbagliati e quindi adesso lei è in ansia. L'ultimo grazie però, poi vi presento gli ospiti un secondo perché li ho nel cuore. Io in questi giorni, qualcuno di voi purtroppo mi avrà visto, purtroppo perché mi sono occupato di casi di persone ammazzate a cui nessuno ha dato la verità e la giustizia. Mi permetto da questa terra di mandare un abbraccio, fatemi dire i nomi, poi faremo un abbraccio collettivo. Fatemi mandare un abbraccio a papà e a mamma di Giulio Regeni, i quali hanno visto una sentenza che ha detto che non è possibile proseguire il processo. Mi permetto di dire con garbo istituzionale, io sono un uomo delle istituzioni, diciamo, nonostante il mio tono, credo nelle istituzioni e nell'ordinamento democratico. Lo critico, ma ci credo. Nessuno mi avrà mai nello schieramento di chi vuole abbattere le istituzioni. Proprio sono lontano mille miglia. E però Al-Sisi è alleato dell'Italia. E ad Al-Sisi vendiamo le armi. E i quattro imputati sono noti ad Al-Sisi, sono uomini dei servizi. Non è tollerabile che l'Europa, come dice Riccardo Cristiano, e l'Italia non dicano ad Al-Sisi: questo film si deve concludere, sei tu che devi recapitare agli assassini il mandato di comparizione. E se ciò non accade, lo ricordo a me stesso, non è affare della famiglia. Qualcuno mi ha detto, non qua, ma sarà un affare della famiglia se gli hanno ammazzato il figlio? Attenzione a queste parole. Perché ognuno di noi nella vita può diventare debole e può dover invocare la solidarietà degli altri. È meglio scoprirla il giorno prima che non il giorno dopo. E accanto a questo nome mi fa piacere che qualcuno mi ha detto prima, forse la vice sindaca, che ci state pensando. Io ieri ero con due straordinari genitori, Pino e Anna Paciolla, di un altro ragazzo ammazzato in Colombia, dimenticato, cancellato. Eh sì, ricordatelo, fate bene. Era un volontario italiano che lavorava per le vite degli altri. E non c'è solo lui, ce n'è un terzo dimenticato, perché si dice c'è la guerra, e cosa c'entra? Rocchelli è stato ammazzato nel 2014 in Ucraina. Il governo italiano deve chiedere spiegazioni, perché il Tribunale di Milano ha detto con chiarezza com'è andata. E non ci può essere una persona dimenticata per ragioni di opportunità o di opportunismo. Non si può fare. Io ho seguito insieme a molti di voi per 28 anni il caso di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Non è ancora archiviato, e se non è archiviato è perché persone straordinarie, guardate, come Carlo Bartoli, come Paola Spadari, come tanti altri qui presenti, per 28 anni hanno detto verità e giustizia. Sapete perché ve lo dico? Perché il cinismo dominante spesso vi dirà nelle orecchie: ma che vi serve quel braccialetto giallo? E cosa serve dire non archiviamo Alpi e Hrovatin? E perché ricordate questi nomi? Un altro è Roberto Russo, dimenticato da Antonio Russo, dimenticato da tutti, ucciso in Cecenia, Radio Radicale, tanti anni fa, tanti anni fa. Sapete che non è vero, perché le famiglie, il vostro affetto, se c'è o non c'è, arriva. Il motivo per il quale io chiedo a tutti di fare un applauso e mandare poi domani un comunicato congiunto, mandarlo a queste famiglie, è per una ragione specifica. Che non è a far loro verità e giustizia, è a fare dello Stato repubblicano avere verità e giustizia. E perché sapete cosa dicono papà e mamma Regeni quando gli incontri? O ieri Paciolla a Napoli, o l'altro ieri Rocchelli a Pavia. A differenza di molti di noi, sicuramente del sottoscritto, che avrebbe anche sentimenti di vendetta, di rivalsa di fronte a un figlio ammazzato. La cosa che mi stupisce di queste persone è che loro mi dicono: chiediamo verità e giustizia perché non accada a nessun altro, perché non accada a nessun altro Giulio o Giulia d'Egitto. Cioè loro si preoccupano anche di un altro che non conoscono, che ha un altro colore della pelle e che prega un altro Dio. E se questo non è straordinario, se di fronte a questo non dobbiamo fargli sentire, sì, avete ragione, fateglielo sentire attraverso Radio Radicale, l'affetto e la richiesta che viene da tutti noi.
Guardate, io ho terminato, ho parlato anche troppo, perché volevo solo ringraziare. Io però mi permetto di dirvi, sì, no, che le mie scemenze le potete tutte cancellare serenamente. Qui voi avete degli ospiti che io ho avuto la fortuna di conoscere e che adesso ci racconteranno le loro storie, che io credo valga la pena di ascoltare con attenzione. Guardate, Tetiana, che vedete lì, anima un blog, questo blog si chiama Forza Ucraina, giusto? Avessi mai indovinato, però era giusto, Forza Ucraina, perfetto. Lei adesso sta a Milano. Anima un blog che ci dà appunto informazioni, perché sento che c'è ogni tanto un po' di confusione. In Italia c'è persino la confusione tra chi ha invaso e chi è stato, insomma, non lo so, però insomma, nella vita almeno tra invasi e invasori, chi come noi ha vissuto altre stagioni resistenziali, qua vicino ci furono anche qualche massacro, e sa che c'è una differenza tra invasori e invasi. E lei prima mi diceva che c'è un forte appello, ma lo racconterà, che viene proprio a riprendere questa richiesta di informazione, di illuminazione, di non oscuramento, e io la sento molto, perché sai, l'oscuramento per chi come noi ha 30 giornalisti ammazzati alle spalle, sa che Giancarlo Siani o i Peppino Impastato, ricordatevelo sempre, furono ammazzati prima con la denigrazione, poi con la delegittimazione, poi con l'insulto, poi con l'oscuramento e poi gli hanno sparato. Si prepara l'oscuramento per ammazzare, e lei ci porterà la sua testimonianza. Questo signore che sta bevendo, diciamo, che si chiama Riccardo Cristiano, lui non vuole che io lo dica, a me non interessa niente, ho 80 anni, dico quello che mi pare. Riccardo Cristiano ha scritto dei bellissimi, sì, Riccardo ha scritto dei bellissimi libri, sul Papa, ha scritto dei bellissimi libri su Bergoglio. Lui che non è particolarmente un papista, diciamo, non lo si può definire un credente, ma si è innamorato di questa ricerca delle parole del Papa, ma ci racconterà un'altra storia che io ho dimenticato. Lui presiede un'associazione che si chiama Amici di Padre Paolo Dall'Oglio. Tra qualche giorno sono 9 anni dal suo sequestro in Siria, altra terra di martirio. Lui la anima e sta lavorando per impedire che non solo la memoria, ma i semi di Padre Paolo, semi di dialogo e di ponti in una terra martoriata siano cancellati, e credo che Riccardo ci parlerà anche di questo, giusto Riccardo? E grazie mille. Poi qua non dico nulla perché guardate, c'è un conflitto di interesse con Padre Enzo Fortunato. Io vivo ad Assisi. Padre Enzo è stato per anni il direttore della rivista, il punto di riferimento di quello che è stata la grande sede delle Marce della Pace. In questo momento è impegnato, ma non vuole che dica neanche questo, in altre attività, diciamo, non banali. È entrato e uscito 2 volte in queste settimane, spero che ce lo racconterai, dalla sede dell'ONU, e poi si è recato a incontrare il presidente in Ucraina. Ha svolto una serie di missioni silenziose, però almeno dacci voce, almeno scusi, non mi deludere che poi diranno questo si è inventato tutto, diciamo. So che deve darci anche una notizia, abbiamo scritto assieme, credenti e non credenti, una carta che si chiama Carta di Assisi, le parole non sono pietre. So che lui è qui da darci un annuncio, spero Enzo che poi lo farai tu. Dopodiché il microfono, Elisabetta, ecco, non ho detto, vedete quanto sono maleducato. Chi ci ha convocato qui è stata Elisabetta Cosci, la presidente di Articolo 21 della Toscana, è lei. Ecco. Io ci metto la voce, ma l'ho anche oscurata. Il microfono lo do a quella signora che si chiama Elisa Marincola, che già dice adesso Beppe fa mezzanotte, e lei vi accompagnerà lentamente nel dibattito. Me ne posso andare, me lo porto via? Vabbè, io volevo Certo, Beppe ha già presentato i nostri ospiti, quindi io darei subito la parola a Tetiana, che ha accettato di venire qua da noi a raccontarci la sua storia. Qualcuno forse avrà già visto, perché Tetiana è stata intervistata recentemente e io ho visto quel servizio e mi ha colpito moltissimo, perché tu raccontavi di tua madre. Tetiana è di Mariupol, è nata a Mariupol e la sua famiglia viveva fino a poco fa, non so, forse è ancora qualcuno là, ancora gli amici, ancora i parenti. E Tetiana appunto anima, come diceva Beppe Giulietti, questo sito che si chiama forzaucraina.it. Grazie mille per l'invito, sono davvero onorata e
Vespa, un grande piacere di avere voce per questo pubblico, per i giornalisti, perché noi siamo, rappresento qui un gruppo, un team che si è riunito praticamente spontaneamente dopo il 24 febbraio, siamo un team internazionale e multiculturale che cerca di trasmettere, di essere un ponte tra la voce ucraina e la coscienza italiana, perché noi abbiamo legami molto forti sia con l'Ucraina che con l'Italia. E quindi molti membri del nostro team ForzaUcraina.it conoscono almeno 4 lingue, e quindi questa, diciamo, questo ci permette di giungere alle notizie di vari paesi immediatamente, quindi senza traduzioni, quindi cogliere la notizia e capire cosa sta succedendo davvero. Parlare di guerra è sempre molto difficile, perché si parla di morte, di violenza, di ingiustizia. Questo crea paura e distacco, un grande desiderio di distaccarsi da quello che succede. Quindi noi cerchiamo di raccontare quello che sentiamo noi, ucraini, o le persone che sono legate all'Ucraina, alle persone che stanno lontano, qui in Italia. Vorrei dire che noi, ho parlato già prima di un fenomeno che noi chiamiamo la violenza invisibile, che è un qualcosa quando informazione non arriva o arriva una disinformazione, e si chiama una informazione che in realtà è disinformazione. Forse anche quella domanda che ha fatto la signora di prima: come possiamo sapere e scegliere tra bianco, grigio o nero e viola? Come si può scegliere? Io sempre dico che non si può mettere sullo stesso piano informazione e disinformazione, non è un pluralismo, perché come ha detto il signore, che deve essere qualcosa che quando noi abbiamo una malattia molto seria, cosa andiamo da un medico? Non andiamo, qualcuno va anche da charlatano, ma parere di un medico, devono sapere che parere di un medico con questa esperienza che sa fare il suo lavoro. Però non di questo volevo parlare oggi. C'è un altro fenomeno che proprio mi ha colpito in questi giorni, che c'è questo fenomeno, l'ho sentito di nuovo, è stato proprio in questi giorni, io lo chiamo voyeurismo psicologico, che la guerra in Ucraina, raccontata soltanto da avvenimenti bruttissimi, dalle violenze, quello che ha detto prima lei, che da quelle, quindi soltanto stupri, massacri, qualcosa di orrendo, e non si parla mai di un'analisi, un punto di vista ucraino, un programma, una visione ucraina, come la vede. Quindi l'ultimo, per esempio, posso fare subito un esempio che si parla da che mi ha lasciato molto perplessa, di vedere un giornalista che aveva il microfono della RAI, che ha intervistato la madre di una bambina che è morta, e quindi le ha fatto anche vedere la sua bambina che è appena scomparsa. Quindi non parliamo neanche dell'etica professionale, che non si rispetta, parliamo proprio di un'etica quotidiana che non è stata rispettata. Come mai, nella ricerca di questo, sempre di uno scoop, di una notizia sempre più forte, andiamo a scavare e superiamo questo limite? Quindi faccio il perché. E poi l'altra cosa che per me, secondo me, è molto importante in questo raccontare la guerra, perché ogni persona che parla, e anche i giornalisti, hanno, quanto
condiziona, quanto condiziona una persona che scrive, che parla di guerra, le sue convinzioni, la sua cultura, la sua conoscenza. Quanto condiziona? Quindi, quando racconta questa notizia, cosa sta dietro? Le sue convinzioni o la verità? E quindi a volte questo, vorrei fare questo paragone un po' forse esagerato, ma un giornalista può essere un guidatore, un autista del pullman daltonico, un autista daltonico del pullman che passa i semafori rossi pensando che fossero verdi. Quindi quanto responsabilità hanno i giornalisti nel raccontare i fatti, soprattutto quelli di crisi e delle guerre? Quindi per me un giornalista è un mediatore intellettuale che fa tramite, cioè, fa questa mediazione tra il fatto, quindi quello che succede, fatto con la F maiuscola, e la divulgazione di esso. Quindi lui che deve portare quello che chiedeva anche la signora prima, quindi il ruolo del giornalista non soltanto essere un occhio, ma anche deve essere vigile, deve portare le persone, deve scavare per scoprire i temi più difficili, più nascosti, e portare al pubblico, non soltanto vedere una immagine perfetta o immagine che si vede da subito, bisogna anche scavare e vedere cosa c'è sotto. E qui faccio una piccola, diciamo, una parentesi, perché di cui i genitori di Rocchelli, di cui ha parlato il presidente, secondo me è una tragedia enorme. Io ho perso il mio primo figlio e lo so che è una tragedia che nessun genitore vuole vivere. Io vorrei raccontare un pochettino, parlare di me. Ecco, ho 50 anni e sono nata nell'Unione Sovietica. Quindi, spiego dopo perché lo racconto. Ho vissuto la mia infanzia, la mia gioventù nell'Unione Sovietica. Io sempre ero dietro il muro, ma capisco adesso che non era soltanto il muro di Berlino fatto dei mattoni o di qualcos'altro, un muro fisico. È stato un muro tra due ideologie. Io credevo, quando crescevo in questo ambiente, tutto intorno a me era tutto perfetto, ma io credevo talmente nei valori, nei ideali di quello che parlavano, ero tutta molto... Cioè, era il mondo dei vincitori, era il mondo del futuro, dei valori, della giustizia, di tutto il bello che esiste. Invece il mondo occidentale per me era un mondo, tutto quell'orrendo che esisteva era concentrato nel mondo occidentale, perché la propaganda e informazione o disinformazione che avevamo noi ci portava a vedere il mondo occidentale come il mondo ingiusto completamente, quindi nessuna briciola di buono non esisteva nel mondo occidentale. E poi io ero talmente convinta di quello che vedevo, leggevo ovunque, che ho deciso che quando diventerò grande adotterò un bambino americano per farlo vivere il paradiso sovietico. Quindi, diciamo, voi capite quanto può essere la disinformazione, quanto può condizionare le persone a fare una scelta o l'altra. E vorrei parlare di mio padre, che mio padre era un ingegnere e un comunista. Lavorava in una fabbrica a Mariupol. E quando lo chiedevo, papà, cosa fai? Come tanti bambini chiedono al loro papà. E lui mi diceva, noi produciamo le cisterne. Dico, solo le cisterne? Dice sì, perché il nostro paese, cioè URSS, è molto molto grande, quindi noi abbiamo bisogno di tante cisterne. Poi
anni dopo scopro che mio papà dirigeva un dipartimento che aveva sotto di lui 5.000 persone, che era, producevano i carri armati, era direttamente collegato con la Mosca, con il Ministero della Mosca. Saprò più molto più tardi saprò che mio padre è stato durante la crisi caraibica nel 1962 a Cuba con i missili sovietici, lo conoscerò molto più tardi. E quindi quando è arrivata la perestroica, dopo 1985, un giorno mio padre torna dal lavoro molto turbato e io chiedo: papà, cosa è successo? E lui mi risponde: oggi ho lasciato la mia tessera del Partito Comunista. Per me era qualcosa di incredibile, perché lui credeva seriamente, veramente in quello che, era la sua vita. Credeva nell'ideale, nei valori che presentavano, che erano sulle parole. E ha detto: perché? Perché non voglio essere il complice di quello che ha fatto il regime comunista. Tutti i massacri, omicidi, inuguaglianza, la schiavitù che c'era nell'Unione Sovietica e di cui nessuno parlava. Hanno chiuso, coperto tutto con la favola meravigliosa. E quindi, grazie alle inchieste giornalistiche, grazie all'apertura degli archivi, alla libertà dell'espressione, mio padre ha avuto la possibilità di fare questa scelta consapevole da che parte stare e che valori portare avanti. Perché una favola dei valori non sono i valori veri. E quindi per me è stato un grande, grande insegnamento cosa può fare il giornalismo e la libertà della parola. Mio padre non c'è più dal 2008 e mi manca terribilmente. E quindi forse anche per questo che cerco di conservare queste memorie, questa vita che abbiamo vissuto insieme, ma anche perché una frase mi viene molto molto spesso in questo periodo, che meno male che non c'è più. E non soltanto legato alla guerra, all'invasione della Federazione Russa che si svolge sul territorio ucraino, ma da quella guerra che non è stata non soltanto dimenticata, non è stata neanche riconosciuta, che è iniziata nel 2014, il momento in cui i confini dell'Europa sono stati invasi e spostati. Ma nessuno ha parlato della guerra, hanno coperto con foglio di fico di una guerra civile. E quindi questo che ha portato, quindi soltanto adesso è esploso, perché un criminale ha goduto impunità. E quindi per capire quello che provano gli ucraini, cosa vivono gli ucraini e che cos'è la resistenza ucraina, bisogna capire che non c'è il confine tra la Federazione Russa e l'Ucraina, c'è il confine dell'Europa che è stato spostato e va avanti, perché sono violati i diritti, sono violati i valori, quelli che noi cerchiamo di promuovere, su quelli che si tiene la pace, perché la pace si basa sulla giustizia, sul rispetto e sulla giustizia. E quindi questo, il messaggio che può essere, che noi cerchiamo di portare e raccontare il nostro, non il nostro punto di vista, ma il punto di vista di quella verità che a volte è nascosta sulle belle parole, magari sui belli bei desideri di aiutare, ma bisogna capire che il confine dell'Ucraina è il confine dell'Europa e sono stati violati principi europei e la resistenza ucraina adesso difende l'Europa, non soltanto il suo confine con la Federazione Russa. E vorrei finire, vorrei concludere con una citazione, e credo che voi riconoscete di chi si parla.
perché la persona di cui parlo è non voglio spiegare, no. Concludo con le parole di Andrea Glucksmann e credo tutti capiranno di cui parlo. Sensibile al dolore delle persone oppresse, incorruttibile, glaciale di fronte alle nostre compromissioni. Anna è stata ed è ancora un modello di riferimento. Ben oltre i riconoscimenti, i quattrini, la carriera, la sua era, sete di verità e fuoco indomabile. Sì, parla di Anna Politkovskaya, il simbolo del giornalismo con la G maiuscola, che sapeva parlare di guerre e non temeva il tiranno che aveva usurpato il potere nel Cremlino. Perché tutto è stato possibile, tutte queste guerre in Cecenia, in Georgia, negli altri paesi, sono stati portati avanti solo perché per la prima cosa il tiranno che è arrivato al potere ha soppresso qualsiasi tipo di informazione libera nel suo paese. Quindi il giornalismo è molto molto importante. Grazie, grazie Tatiana, è una grande testimonianza. Volevo dire appunto che tu hai detto giustamente i valori dell'Europa, la giustizia, vorrei dire anche la verità, perché di verità noi abbiamo molto bisogno anche per l'informazione sulle guerre e vorrei a questo punto chiamare in causa padre Enzo Fortunato, che oltre che, come abbiamo detto, è stato il principale promotore di questa carta di Assisi, che vuole essere una carta proprio che richiama ai principi deontologici del giornalismo, ma di una sana comunicazione, insomma, e anche una verifica di quello che deve contenere l'informazione. E poi padre Enzo è un testimone di prima mano, insomma, di quello che è la situazione in Ucraina, di quello che si sta muovendo a livello internazionale. Quindi lascio a te la parola, insomma. Beh, intanto un pace e bene a tutti voi, poi vi chiedo perdono perché io dopo devo tornare ad Assisi, quindi mi perdonate, sì? Cristian, mi perdoni, però conosco la tua saggezza. È stato usato un termine molto importante, la violenza invisibile. Io credo che questo termine così forte è quello che ho percepito realmente. Vi parlo delle tre missioni che ho fatto in Ucraina. La prima, dopo che è scoppiata la guerra, ti nasce dentro subito la voglia di aiutare chi sta soffrendo. E tutti quanti mi dicevano: ma che ci vai a fare, ma che ci vai a fare, ma che ci vai a fare, no? Poi ho chiesto, ci volevano i soldi per andare, e ho detto, se arrivano ci vado. Chiamo alcuni responsabili della protezione civile, dico, ma quanto ci vuole per organizzare un viaggio e portare gli aiuti? Mi interessa portare un camion di aiuti umanitari. Dice, a parte gli aiuti, tutte le spese sono 2.300 euro. Ah, dico, va bene, mo vediamo. La mattina seguente mi chiama una signora e mi dice, Parenzo, ti devo dire una cosa. Dice, ho raccolto 2.300 euro, li vorrei devolvere per la popolazione ucraina. E tu ascoltami, proprio ieri sera è accaduto questo, questo e questo, se tu permetti noi organizziamo il viaggio e intanto raccolgo gli aiuti. Mi arriva il segno... Oh, che posso partire, io amo leggere le cose, davvero la provvidenza di Dio, e quindi decidiamo di partire. La prima tappa è in Polonia, confine tra la Polonia e l'Ucraina, quello più vicino, dove c'era l'aeroporto militare. E arriviamo, ci fermiamo,
una landa umana di gente che viveva nell'indigenza più atroce. Io sono voluto andare anche nei bagni, cioè, non vi dico veramente, da lì col magone, oh, distribuiamo ai confini gli aiuti e poi arriviamo nelle nostre due comunità. Noi abbiamo in Ucraina due comunità di frati francescani, una a Leopoli e l'altra a 20 chilometri da Kiev. Vado prima a Leopoli, dove c'è un nostro frate, pensate, che si voleva arruolare, poi il generale nostro non gliel'ha impedito, no? Ma talmente questo segnale a me mi ha fatto capire la determinazione di un popolo, quello che poi abbiamo tutti quanti percepito attraverso l'informazione, questa resistenza così forte. E mi dice che le nostre chiese venivano usate per nascondere le persone nei momenti di bombardamento e per la diffusione di cibo e di materiale di prima necessità, medicine e altro. Dopo questo primo viaggio mi fermo a Leopoli, ritorno e facciamo un altro viaggio perché i frati mi avevano detto: Enzo, cercate di documentare, fate vedere quello che sta accadendo. E vedete, tu hai ragione, no? Cioè, le persone, per il solo fatto che noi andavamo e raccontavamo quello che si vedeva, erano già contente. Per loro era una soddisfazione fortissima. Torno, mi metto d'accordo con Lucia Annunziata, con Simona Sala, dico facciamo un altro viaggio, andiamo, raccontiamo quello che sta accadendo e ritorno. E ritorniamo con loro e arriviamo a Kiev, arriviamo la sera verso le 11:30 di notte con peripezie diverse e siamo accolti dal suono delle sirene, dal rumore delle sirene. Io non so se qualche volta avete ascoltato il rumore delle sirene che stanno per arrivare in bombardamenti. È un rumore che ti rimane dentro e sembra davvero il rumore del demonio. Cioè, se senti quel che poi è ficcante, e senti che può accadere l'imprevedibile. Quella notte, proprio a 10 chilometri da noi, hanno bombardato un palazzo e ci furono 3 morti. Poi, il giorno dopo, cerchiamo di andare dal presidente Zelensky, incontriamo i suoi consiglieri, un sindaco ci dice venite con me, e ci porta ai confini prima di entrare a Kiev. I sindaci hanno fatto questo lavoro in Ucraina, hanno coordinato le forze militari nel portare i giovani che volevano andare a combattere e mi diceva questo sindaco: noi non li mandiamo al macello come fa la Russia. Li inviamo per settori, cioè chi sapeva cucinare, non era bravo e forzuto, lo mettevano in zone meno, insomma, più delicate, chi invece sapeva imbracciare le armi veniva mandato al fronte oppure altri venivano allenati. Quindi una grande attenzione a questo. E poi coordinavano gli aiuti umanitari. Sono le due grandi funzioni che hanno fatto i sindaci dell'Ucraina durante il periodo di guerra. A me, dentro, il dramma di dire: ma queste persone hanno il diritto di difendersi? Se imbracciano le armi, io che ho sempre detto Francesco vuole la pace, Francesco
dove c'è violenza porta l'amore, non reagite con violenza su violenza. Questa lacerazione interiore, io non so dare ancora una risposta, però è il dramma che mi porto dentro dopo aver visto. Io ho usato una contrapposizione, ero andato nel periodo di Pasqua, volevo sentire il suono delle campane, abbiamo sentito il rumore delle sirene. Volevo incontrare delle persone serene, con la speranza, abbiamo incontrato volti pietrificati dal dolore, mamme che aspettavano i figli o le notizie dei figli che stavano in guerra, anziani che pensavano un'Ucraina che stava rinascendo senza guerra. E queste sono le cose che mi sono portato dentro. E poi un'ultima considerazione e termino. Pensavo a quando il nonno e la nonna mi dicevano voi la guerra non l'avete mai vista, voi non sapete che cos'è la guerra. Noi siamo stati in Ucraina la prima volta 6 giorni, la seconda volta sono stati 5 giorni, la terza 4 giorni. Vedere paesi blindati, sperderti di notte quando ti fermano per un controllo al pulmino e non sai come può andare a finire quella perquisizione, non sai se sono mercenari o altro. La guerra mi riporta alla bellezza della parola pace e ti spoglia di tante cose. Ti fa andare all'essenziale, ti fa dire anche quei piccoli conflitti che noi viviamo a casa, a volte tra persone, a che servono. Ecco, queste sono un po' alcune considerazioni che ho raccolto e così ho condivido con voi. E fa bene il Papa a dire possibile. Io le foto di quello che abbiamo visto dalle fosse comuni, da alcune cose inimmaginabili che non ce la fai nemmeno a raccontarle, ho portato quelle foto al segretario generale dell'ONU e gli ho detto: lei queste foto le deve tenere, perché queste sono la testimonianza, ne avrà tante altre, di quello che non viene raccontato o di quello che a lei vogliono raccontare. Lei parlerà sempre con i potenti, lei deve ascoltare invece la voce di chi si è ferito i piedi sul campo di battaglia e allora potrà dire una parola buona, potrà prendere decisioni sagge. E ecco perché mi batto anche per la forza di questo grande organismo. Qualcuno lo vuole spegnere, non so il perché. Però credo che come Europa noi ci dobbiamo battere, che l'ONU abbia sempre più forza, e questa è una missione che mi sto portando dentro. E quando incontro le persone che stanno nelle stanze dei bottoni, io questo lo rinnovo sempre. Termino dicendovi grazie. E Beppe ha detto una cosa all'inizio, noi abbiamo anche Elisa ha sottolineato, noi abbiamo ispirati un po' da un uomo che la pace l'ha vissuta veramente, Francesco d'Assisi, mi ha fatto un decalogo sul giornalismo etico. Abbiamo detto che le parole non devono diventare pietre che feriscono, ma deve dire sempre la verità sulle cose. Ed un decalogo, su 10 punti, sono straordinari, io vi invito a leggerlo questo decalogo. E dicevo a Beppe che ho chiesto a Sapienza, o la persona che fissa gli appuntamenti di Papa Francesco, di portargli la carta del giornalismo. Vuole essere questo un po' il regalo per questi 20 anni di articolo 21. Io mi sono alleato con loro fin dal primo momento, perché credo che l'informazione fa bene.
Buon lavoro. Grazie Enzo, questa testimonianza molto forte, grazie anche dell'impegno che stai mettendo a livello internazionale per la pace e anche per il giornalismo. Penso che questo sarebbe un passo avanti molto importante, avere la possibilità di arrivare a Francesco con la nostra carta. Grazie ancora e so che devi scappare, ci devi lasciare, e io vorrei a questo punto però che passassimo insomma il testimone a Riccardo Cristiano, che insomma anche sul sia come ha ricordato Beppe per raccontarci un po' quello che si prepara per il ricordo di 9 anni dal sequestro di Padre Dall'Oglio e sia anche per una testimonianza di quello che tu hai ricostruito con l'archivio, cosiddetto archivio Cesar, sulle violenze che sono accadute in Siria e che hanno avuto anche la copertura del regime putiniano. Sì, grazie di questa opportunità di parlare di giornalismo e guerra, che è un argomento mi sembra molto importante, no? Dovremmo innanzitutto, più che fissare la nostra idea di che cos'è il giornalismo, che è un'idea molto difficile da definire, fissare l'idea di che cos'è la guerra e quindi di quale guerra parliamo. Io non credo che abbiamo le idee chiare, credo che sarebbe opportuno cominciare a chiarircele, perché sono passati 4 mesi o più di 4 mesi ormai. Però non voglio partire di qui, proverò a dire qualche mia idea al riguardo, però quello che ha detto Tatiana mi ha convinto a seguire un altro filo, e cioè quella storia del padre è una storia che ci obbliga a capire che guerra abbiamo davanti a noi. E allora il filo che voglio seguire è il filo della persona che Beppe la citava prima, ha cambiato il mio rapporto con la guerra. Io mi sono occupato di guerre nella mia attività professionale, poi dal giubileo del 2000 ho cominciato a occuparmi di Vaticano, ho avuto l'impressione di aver cominciato allora a occuparmi di guerra, non prima. Dal 2013 questa impressione è cresciuta enormemente dentro di me. C'è una guerra contro questo pontificato. Chi segue questo pontificato segue la guerra che si svolge nel mondo. Non una delle guerre, ma la guerra che si sta svolgendo intorno a noi e che oggi è particolarmente presente qui da noi. Questa guerra riguarda il cristianesimo, riguarda l'Islam, riguarda l'ebraismo, riguarda le religioni dell'Estremo Oriente, riguarda i credenti, non credenti, atei, e trova un punto di dittatura universale. Questa dittatura universale è la dittatura del liberismo. Non esiste un altro sistema di pensiero e di vita economica, sociale e personale fuori dalla categoria liberista. Evidentemente questo pensiero, questo sistema
non è compatibile con altri sistemi, quindi non è un sistema democratico. Questa constatazione che siamo chiamati a fare dal nostro rapporto con noi stessi, con l'individuo e con le persone che gli stanno attorno, al nostro sistema valoriale, al nostro sistema di vita sociale e internazionale, ha in Francesco il principale testimone globale. E quindi la guerra è la guerra alla sfida a un sistema totalitario, che non consente che una persona non ragioni in termini individualisti, ma non consente che un'altra persona non ragioni in termini individualisti, altrimenti viene attaccato di non rispettare. Allora anche la parola libertà diventa una parola ambigua. È una parola estremamente ambigua, la parola libertà. Io devo essere libero di ammazzare chi mi pare. Noi siamo arrivati al punto di avere un referendum, poi miracolosamente evitato, sull'omicidio del consenziente, non sul suicidio assistito. Il referendum in Italia era sull'omicidio del consenziente, è un'altra cosa. Io decido che mi sono scocciato di campare, chiedo a Elisa se per cortesia mi spara in testa, e questo deve essere con una firma riconosciuto come valido stasera. Ma io non credo che questo sia normale. Io credo che noi siamo davanti a un qualcosa che riguarda il nostro rapporto con la persona che sta accanto a me, quindi con me. Allora, perché dico questo? Perché un giorno, quando padre Paolo Dall'Oglio è stato espulso dalla Siria dal regime di Bashar al-Assad, io qualche mese prima gli avevo mandato, mentre lui era, cioè in attesa di espulsione. Perché è stato espulso? Lui è stato espulso dalla Siria perché il protocollo firmato da Kofi Annan e dal presidente siriano prevedeva la libertà di esercizio della critica. La libertà di esercizio della critica in Siria era riconosciuta da un protocollo firmato dall'inviato dell'ONU e dal presidente siriano. Nessuno ci credeva, solo Paolo si è permesso di criticare il regime perché è previsto da un protocollo firmato. In base a questo è stato espulso dal paese. Non è che è stato espulso. È stato comunicato al vescovo competente che era il caso che abbandonasse il paese, e il vescovo competente gli ha chiesto di abbandonare il paese, cosa che lui ha fatto. Quindi il decreto di espulsione è stato attuato dal vescovo, non è stato attuato dal regime. Il regime non ha la possibilità di espellere un religioso, ha la possibilità di comunicare al vescovo che quel religioso farebbe meglio a lasciare il paese. Il vescovo ha attuato il provvedimento orale del regime. Quando Paolo è stato quindi espulso dalla Siria e accompagnato di persona a Beirut dal nunzio apostolico per timore di quello che potesse succedere durante il viaggio, e quindi lo ha preso in macchina sua con il suo atista fino all'albergo di Beirut dove è andato a dormire, molti lo hanno chiamato, lo hanno sentito, poi è venuto in Italia. Quando è venuto in Italia io l'ho visto come tanti altri e ho parlato con lui, e lui ha tirato fuori dalla borsetta che aveva il manoscritto che gli avevo mandato via mail al convento. Era un libro intervista con un intellettuale libanese. E di questo libro lui mi ha chiesto: ma questo signore per te chi è? Allora
un uomo che è vissuto 30 anni in Siria, che è stato cacciato via, che è costretto a lasciare il frutto di 30 anni di vita, cioè il suo monastero, per il quale aveva negoziato per anni con il Vaticano un complicatissimo, una complicatissima regola che lo definisce come monastero curato da una comunità dedita alla coesistenza islamo-cristiana. Arrivando a Roma mi incontra e mi chiede: questa persona che come hai scritto qua, per te chi è? Non quello che dice, non quello che qui sostiene che è molto importante, no, chi è per te, cioè per me. E questa è la stessa sensazione che lei ha provato quando il padre le ha detto: io non posso, cioè tu conti per me, non l'idea conta per me. Lui gli ha detto una cosa che contava per lui, per la sua vita, e che doveva sapere lei, la figlia. Io non ero il figlio di Paolo, ovviamente, quindi il valore attribuito alla persona mi ha colpito, soprattutto in quel frangente, e ha cambiato il mio rapporto con l'idea di guerra. La guerra non è in Ucraina. In Ucraina c'è la sua epifania, c'è la manifestazione concreta del conflitto che è qui da noi. Il conflitto è qui, la crisi di governo ce lo conferma, ce lo dice. Se c'è bisogno di qualcosa di più chiaro del fatto che un deputato che stava in giro con gli zatteroni si permette di non votare la fiducia a Draghi, credo che sia abbastanza esplicito di cosa vuol dire che la guerra è qui da noi. La guerra è per l'Europa, per la permanenza, cioè, di un sistema nel quale si vive insieme, non separatamente. L'Europa vuol dire vivere insieme, e per il vivere insieme bisogna capire che cosa dei nostri valori vale un sacrificio. Se i valori non hanno valore, se soltanto il denaro ha valore, allora se i valori non hanno valore, nulla vale un sacrificio. Nulla. Se i valori hanno un valore, i valori valgono un sacrificio. I valori obbligano a un sacrificio. Non si può chiedere di difendere un valore senza un sacrificio. Allora, noi siamo arrivati a un fraintendimento del significato delle parole. Che cosa vuol dire essere gandhiani? Io rispetto Padre Fortunato quando dice che lui non ha una risposta vedendo quello che ha visto. Però il gandhiano invoca un sistema del quale è protagonista lui, nel suo paese, nella sua lotta, non nella lotta degli altri. In un rapporto di conflitto internazionale, il sistema gandhiano funziona nei confronti del più forte. La Gran Bretagna avrebbe potuto usare, come usò per un periodo, la violenza contro la rivoluzione di Gandhi, ma non poté proseguire, perché non aveva il consenso popolare. E la forza del comportamento gandhiano agli occhi dell'opinione pubblica della Gran Bretagna, che impone al sistema di non proseguire nell'uso della forza, perché non ha il consenso della sua popolazione. Questo è il gandhismo possibile, come in un conflitto internazionale, come ha spiegato in Italia sull'Espresso uno dei massimi esponenti del pensiero di sinistra,
una persona non di sinistra potrà non essere d'accordo con Michel Walzer, ma una persona di sinistra è interpellata da quello che dice Walzer e sulla sua adesione a questo sistema gandhiano. E allora, per concludere, io voglio leggere quello che della violenza e delle armi ha scritto padre Paolo Dall'Oglio nel suo ultimo libro. Allora, non è una delle citazioni più forti, però è una delle citazioni più chiare, perché non è un sostenere la guerra, no, è una cosa molto diversa. Se è vero che credo nell'azione non violenta, nella sua efficacia e nel suo valore morale, io non credo al diritto di giudicare l'opzione di autodifesa armata delle vittime di un regime torturatore e liberticida come questo in un'indifferenza mondiale totale. Quelli che all'interno e all'esterno della Siria adottano delle iniziative non violente offrono alla nostra lotta un orizzonte di retenzione finale a fronte della deriva della violenza, che invece punta verso una ciclicità maledetta. Dire che la violenza punta verso una ciclicità maledetta vuol dire essere pienamente consapevoli che la violenza è ciclica, quindi è mimetica, quindi rende la vittima uguale al carnefice. Questo è il significato della ciclicità maledetta della violenza. Ma se l'azione non violenta, o più esattamente l'inazione, vuole giustificare l'assenza di sostegno internazionale ai democratici siriani, prendendo a pretesto la loro supposta violenza, allora io non vedo nient'altro in questi bei sentimenti che uno snobismo morale che, in una visione manichea della realtà, abbandona il mondo al potere dei malviventi. Il potere dei malviventi che vedeva Paolo Dall'Oglio nel 2013, questo testo è del 2013, è il potere dei malviventi con i quali noi ci confrontiamo oggi. Non è il sistema Russia o il sistema che cosa volete voi, in questo caso ci occupiamo di Russia. È il sistema dell'infiltrazione da una parte della mafia e dall'altra del capitalismo senza limiti e senza regole all'interno di un sistema nazionalista imperiale. E questo è il significato, la congiunzione di mafia e capitalismo senza regole all'interno di un meccanismo imperiale. Questo che cosa vuol dire? E finisco. Vuol dire che noi abbiamo un problema davanti a noi. Questo problema non è se noi siamo a favore o no dell'eternizzazione fino alla morte dell'ultimo ucraino di un conflitto che deve finire. Questo problema è che Putin, quando dice che l'Occidente è perverso, malvagio e corrotto, ci crede. E ci crede perché la perversione malvagia e corrotta dell'Occidente è il suo sistema. È il sistema che lui ha creato per sovravvivere in questa realtà da potente. Lui conosce la mafia, il sistema del KGB, che ha coniugato a un desiderio di approfittamento economico senza confini all'interno del suo sistema. La nostra risposta deve essere a questa sfida, se questa sfida è una sfida possibile per noi, per la nostra libertà. E questa non si fa
con una immaginando un conflitto tra le tra l'Europa e l'America democratiche contro il resto del mondo. Vogliamo fare la guerra ai BRICS? Vogliamo fare cioè la guerra a Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, Argentina e tutti gli altri paesi che stanno entrando nel BRICS nel nome del nostro fortilizio democratico, che tale non è, visto che si sta disfacendo per il prezzo del carburante? Io direi di no. Io direi che noi dobbiamo cercare un'alleanza con questi soggetti, ribadendo questi valori, non svendendoli. Grazie. Grazie Riccardo. Io saluto padre Enzo Fortunato che deve lasciarci, ma lo ringrazio ancora una volta della sua fortissima testimonianza. Ringrazio Riccardo Cristiano anche per questo ragionamento che ci ha un po' tirato le fila, però io vorrei anche aggiungere una cosa, perché è vero che Putin ha costruito questo suo sistema maledetto, ma come tu hai iniziato, poi tutto nasce dal liberismo dominante, e che di cui purtroppo anche il fronte democratico è pervaso a pieno, insomma, per cui anche è una battaglia contro noi stessi, o comunque una battaglia per far luce dentro noi stessi, insomma, e in cui il giornalismo deve avere un ruolo, perché ritorniamo un po', tiriamo anche le fila di questo discorso, e su questo vorrei chiedere, insomma, al presidente Bartoli e alla segretaria Spadari un po' di tirare anche le fila sul ragionamento del giornalismo, del ruolo che il giornalismo deve avere per cercare di offrire degli elementi a tutti noi, anche a chi non è giornalista, per capire e discernere qual è il fronte che dobbiamo affrontare, quali sono le armi vere che bisogna usare per vincere la guerra. Sì. Sì, grazie. Ma non c'è dubbio che ormai, forse sempre nella storia è stato, ma da 20 anni almeno a questa parte, le guerre non sono solo quelle cose, quegli eventi terribili, devastanti, tragici che vediamo sul campo, ma sono anche guerre che si costruiscono su un campo di battaglia che è nevralgico, che è quello della comunicazione, dell'informazione e quindi del consenso. Perché poi alla lunga nessun sforzo, nessuna macchina bellica è tale da riuscire a vincere una guerra senza il consenso. E quindi è un elemento fondamentale. Io intanto vorrei fare una prima precisazione. Quando si parla disinformazione, bisogna avere ben chiaro di cosa stiamo parlando, perché oggi noi andiamo a fare la spesa e paghiamo con l'euro, non paghiamo con le lire. Quindi con lo stesso metro dobbiamo capire che oggi, e dirlo chiaramente, che oggi la disinformazione non passa attraverso i media tradizionali. Cioè lo possiamo anche pensare. Possiamo pensare qualsiasi cosa, legittimamente, salvo essere fuori dalla storia, fuori dal senso comune, fuori dalla realtà. Ci sono macchine della disinformazione che sono di una estrema, straordinaria, terrificante efficacia, che passano attraverso altre forme. Non sto facendo una autoassoluzione dell'informazione tradizionale, perché poi gli errori, gli sbagli, posizioni anche talvolta in malafede, c'è di tutto, come in ogni consesso. Però bisogna averla chiara questa cosa, perché se no non ci ricordiamo ieri sera che cosa è successo sulla Brexit, Cambridge Analytica, cosa è successo in occasione delle elezioni degli Stati Uniti. Cioè le battaglie si giocano su una parola semplice, banale, due sillabe, dati, sui dati. Ti conosco, ti profilo, quando voi utilizzate una qualsiasi app,
un qualsiasi social, quando navigate su un qualsiasi motore di ricerca. Dopodiché io di te, su di te, costruisco una strategia mirata. Mirata per convincerti con gli strumenti che servono a convincere te e non il tuo vicino di casa di quello che ho interesse a raccontarti. Sono macchine estremamente sofisticate. Gli sforzi che sono stati fatti dall'Unione Europea, da qualche governo, sono ammirevoli, ma sono largamente insufficienti. Se c'è un pericolo vero, reale, per il futuro, questo è l'unico dato personale che voglio mettere, il resto sono tutti dati oggettivi. Se c'è un pericolo vero per il futuro della democrazia, e lo dico assumendomi la responsabilità, insieme a qualche altro personaggio non di ben più importante di me, è la straordinaria potenza e capacità distorsiva di questi strumenti, che sono guidati da un solo unico scopo: il profitto. Tutto ciò che mi dà profitto va bene, qualsiasi esso sia. Quindi, intanto partiamo, mettiamo un punto fermo. Messo questo punto fermo, iniziamo a parlare anche del nostro giardino, che ormai è diventato un giardinetto un pochino più piccolo, perché lo sappiamo tutti. Oggi pomeriggio cercavamo un quotidiano locale, non siamo riusciti a comprarlo. Quindi quello che rappresenta oggi il giornalismo, che una volta chiamavamo tradizionale, mainstream, per quelli un po' più acculturati, eccetera eccetera, i suoi confini sono molto ridotti, ma guarda caso tutto si concentra su questo, mentre sull'altro terreno, che è quello strategico, c'è una grande amnesia. Ora, detto questo, e detto di tutti gli errori, le imperfezioni, le amnesie, tutto quello che volete, del giornalismo tradizionale, senza di questo davvero non c'è democrazia, senza di questo davvero non c'è verità. Le verità poi possono essere forse più di una, io non mi scompongo rispetto a questo. Io mi preoccupo quando non c'è più, non voce, a questo punto quando non c'è nemmeno più orecchio, quando non si ascoltano nemmeno più, perché voi poi quando prendete questi strumentini, no, e leggete le notizie attraverso il motore di ricerca o attraverso i social, è come, faccio l'esempio semplice, voi andate a un edicolante e gli dite: scusi, mi ritaglia l'articolo tra le decine di giornali, centinaia di giornali e riviste che ha, e a sua discrezione mi dice che cosa devo leggere? Questo succede. Però voglio ricordare anche questo: se in Italia un aeroplano non è caduto nel mare di vicino Ustica per un cedimento strutturale, ma per un'altra ragione, se una bomba in una banca non l'ha messa un ballerino anarchico, è perché c'era giornalismo, è perché ci sono colleghi che hanno fatto questo lavoro. Nella guerra in corso, che cosa succede? Succede che i giornalisti sono diventati un bersaglio privilegiato. A questo punto forse occorrerebbe consigliare ai colleghi di non mettere la pettorina press, perché sono testimoni scomodi. Nel momento in cui c'è un occhio estraneo, può dare una testimonianza che comunque mette in crisi la tua narrazione, perché ognuna delle parti sempre, ognuna delle parti deve raccontare la sua storia. Ci sarà quella che la racconta più aderente alla verità, quella meno, ma comunque così va. E quindi c'è stato un tributo. Voi ora, per fortuna, da qualche settimana si è arrestato lo stilicidio di giornalisti uccisi, ma avete presente quanti ne sono morti. 6 anni prima anche Andy Rocchelli. Sì, perché Andy Rocchelli è stato ucciso deliberatamente da un attacco fatto a colpi di mortaio contro 3
giornalisti in una zona in cui non c'era un conflitto, non volava una pallottola, sono stati oggetto di colpi di mortaio, sono stati ammazzati. Andy Rocchelli c'aveva 30 anni, fotoreporter lombardo, non aveva ancora in tasca la tessera da giornalista. Dopodiché, raccontare la guerra. Raccontare guerra non è molto facile. I tanti nostri colleghi che sono impegnati sul fronte ce lo raccontano, ce lo dicono quotidianamente. Noi abbiamo avuto come ordine la fortuna di incontrare la Presidente del Parlamento Europeo quando è venuta in Italia poche settimane fa. Gli abbiamo posto uno dei 10.000 problemi. Uno, il problema delle assicurazioni. Ma voi lo sapete quanto costa stipulare un'assicurazione per l'assistenza sanitaria e anche per il trasporto in patria della salma? Comprenda anche quello. Costa decine di migliaia di euro alla settimana. Cosa significa questo? Che quasi tutte le testate hanno ritirato i propri giornalisti e si avvalgono di freelance, di persone ammirevoli, straordinarie nella loro incoscienza, nella loro, tra virgolette, voglio dire, follia, che sono lì, non hanno copertura neanche assicurativa, voglio dire che se ti scoppa una granata vicino non è che ti fa una carezza, e quindi se hai bisogno di cure lì e le devi avere lì e le devi saper pagare, se hai bisogno di un rimpatrio immediato te lo devi pagare, perché se no muori per assenza di cure. E sono lì senza garanzie, senza contratti, prendendo dei compensi che sono miseri, e loro garantiscono l'informazione, quello che si può fare in un teatro di guerra, perché se tu fai un passo oltre la linea che devi rispettare vieni ammazzato, o scientemente, o per errore, o per casualità, qualunque cosa sia. E quindi in questo scenario estremamente difficile, estremamente rischioso, garantire un'informazione attendibile, e io credo che noi dobbiamo avere un pensiero di grande gratitudine, affetto, apprensione rispetto a questi colleghi, molti dei quali, guardate, lo dico, io sono presidente pro tempore dell'Ordine dei giornalisti, molti dei quali non hanno ancora neanche la tessera da giornalista, quindi se li acchiappa la persona sbagliata o il gruppo sbagliato non si sa neanche come vada a finire, che però fanno un servizio veramente importante, veramente essenziale, direi quasi eroico, e io credo che questo sia la cosa più bella che sta succedendo in quel paese, perché c'è ancora chi mette a rischio la propria vita per testimoniare la verità dei fatti e la verità di una popolazione che è sottoposta a delle violenze che forse nemmeno forse solo nei racconti dei nostri genitori o dei nostri nonni noi abbiamo così orecchiato, di cui non ci sappiamo neanche rendere conto dell'entità della violenza spaventosa che si portano dietro. Ma, difficile dire qualcos'altro dopo le parole di Carlo Bartoli. Io voglio ringraziare la nostra collega di ForzaUcraina.it, perché dalla tua testimonianza è emerso quello che è il valore del nostro mestiere. Aver dato a te, che eri una bambina, una ragazza, gli strumenti per un'altra conoscenza, per poter conoscere l'altra faccia della luna, diciamo. E questa è l'essenza. Questo è il valore del mestiere che abbiamo fatto e che facciamo. E mettere a disposizione di chi ha la voglia di conoscere gli strumenti per poterlo fare. Il Presidente ha messo il dito nella piaga. E lo dobbiamo dire, il nostro mestiere non vive una stagione facile. Vive una stagione molto difficile, che è figlia della crisi
della carta stampata, è figlia della crisi del giornalismo tradizionale, è figlia di un depauperamento delle redazioni che non consentono più ai grandi editori di poter mandare gli inviati con tutte le loro garanzie assicurative, sanitarie, e che in qualche modo, come dire, utilizzando i freelance, espongono i colleghi a dei rischi maggiori. Voglio raccontare un piccolo episodio personale. Io ho lavorato all'ANSA per tanti anni e lavoravo alla redazione politica quando è saltata per aria la palazzina a Nassiriya. Quindi noi, come diciamo, la Camera dei Deputati fu la prima istituzione che intervenne sul luogo, e il mio direttore mandò inviata a me insieme a un altro paio di colleghi della RAI. Quando io sono tornata, ho incontrato il mio amministratore delegato. Quella era una stagione ancora florida, normale, in cui gli inviati venivano mandati, assicurati con un contratto regolare. E l'amministratore delegato dell'ANSA mi disse: signora Spadari, questi 3 giorni di lei da inviata ci sono costati parecchio con i Lloyd's di Londra. E io gli risposi, dico: amministratore, ma abbiamo avuto risultati? Ah sì, siamo andati su tutte le prime pagine, come a dire, il gioco è valsa la candela. Ora, io ho avuto la fortuna di aver potuto fare questo mestiere da garantita. Sono diventate situazioni rare, perché come ha ricordato Carlo, sui luoghi della guerra vanno intanto molte donne. E forse io qui le voglio salutare, le voglio ringraziare, perché l'avrete visto, le inviate di guerra sono molto spesso donne. Chiediamoci perché, forse si lamentano di meno, dice qualche mio amico direttore, hanno più il senso del sacrificio, soffrono più in silenzio, non lo so, io non ho una risposta, ma è un dato di cronaca. E quindi la conclusione non è facile, però ecco, io credo che la crisi di questo mestiere è qualcosa che interessa tutti noi, non interessa solo una categoria professionale, interessa i cittadini, perché l'informazione è un bene comune, è il bene di tutti, e quindi aiutarci a aiutare una categoria a risalire la china significa dare forza a chi, rischiando, come ha ricordato Carlo, la vita per lo scoop, per la prima pagina, come volete, anche per una soddisfazione personale. Questa è un mestiere che richiede una dote di egocentrismo, e chi, diciamocelo, perché è così, è l'autoaffermazione, il vole, la missione, esatto, anche. Ecco, ma finché ci sarà questo fuoco che anima questi colleghi, allora io credo che il nostro mestiere potrà proseguire per dare a chi vuole conoscere e sapere anche le realtà e le verità scomode. E dunque io sono andata al funerale di Eugenio Scalfari ieri. C'è stata una cerimonia in Campidoglio e sono andata e ho sentito le parole dei direttori che hanno ricordato quella figura. Un elemento, naturalmente, avrete letto sui giornali, sono state usate parole ispirate al grande valore di quest'uomo, se n'è andato un pezzo del giornalismo europeo, non italiano. Ma un elemento mi ha colpito, che è stato messo in luce da qualcuno dei direttori. Lui non si rivolgeva a una platea di lettori, lui ha creato il senso di una comunità attraverso la quale
chi leggeva si sentiva partecipe di un progetto, sentiva di poter concorrere a un obiettivo, anche solo quello di avere gli strumenti, uno strumento in più di conoscenza e del dubbio. Ecco, coltivare il dubbio io credo che sia uno dei valori del nostro mestiere. La verità in tasca, vorrei rispondere a quella signora, noi non ce l'abbiamo, nessuno di noi ce l'ha. Però dare un elemento in più per orientarsi e per comprendere quando una notizia è data in modo strumentale e non corretto, forse riusciremo a contribuire a questo, avrà ancora un senso fare questo mestiere. Grazie, grazie di essere venuti. Grazie Paola Spadari. Allora io prima di lasciare la parola di chiusura a Elisabetta Cosci, che ci racconterà anche il programma di domani, però volevo proprio per riprendere alcuni spunti di Paola e di Carlo, invitarvi tutti a cercare su Rai Play, perché la Rai sulle guerre, sulle inchieste continua a investire nonostante tante difficoltà del servizio pubblico, però continua a investire su Rai Play, nella rubrica Spotlight, una rubrica di Rai News 24, canale che è stato fondato dal mio vecchio direttore Roberto Morrione. Questa è una rubrica di giornalismo d'inchiesta e vi consiglio di cercare l'inchiesta in due puntate per ora, poi continuerà La disciplina del silenzio, che è stata realizzata proprio da due precari, due giornalisti cosiddetti freelance, ma sono precari, Andrea Ceresini e Giuseppe Borello, molto in gamba, proprio sull'assassinio di Andy Rocchelli e Andrei Mironov, perché vorrei ricordare Andrei Mironov, tra l'altro era il fixer di riferimento anche di Report per tutto quello che riguardava l'Est Europa e soprattutto insomma l'ex Unione Sovietica. Quindi La disciplina del silenzio di Spotlight. E poi vorrei anche salutare, perché credo che in sala ci sia uno dei protagonisti, anzi direi il protagonista forse principale di questo festival per Articolo 21, che è Mauro Biani, che ci ha regalato questa la bellissima locandina che rappresenta. Grazie Mauro, che ti ho stalkerizzato mi fa molto piacere che è arrivato anche Mauro. Sì, io vorrei prima però di concludere, magari se qualcuno voglia di fare qualche domanda, un'osservazione, un pensiero, insomma, a noi fa piacere, certo. Chiara Giannini è una collega. Buonasera, allora io sono 25 anni che faccio la giornalista e faccio l'inviata di guerra, quindi ringrazio Paola per aver ringraziato le donne inviate di guerra. Io mi sono fatta 14 Afghanistan, l'Iraq, la Libia, non ultima l'Ucraina, quindi ringrazio anche Tatiana per le sue parole, perché sono veramente importanti in questo momento. E quando diceva Don Fortunato, Padre Fortunato, che le parole spesso sono macigni, aveva ragione. Io sono stata due volte in Ucraina, quasi un mese recentemente, e ho incontrato giornalisti ucraini che mi hanno fatto molto male, perché mi hanno detto: voi giornalisti italiani siete quelli che dite meno la verità. Io ho chiesto il perché di questo. Mi hanno detto: perché voi non andate abbastanza in fondo alla notizia. Allora io ho cercato di andare in fondo alla notizia, sono andata fino a Kiev e ho trovato situazioni terribili, mi dovete credere. Io nella mia vita ho rischiato di morire due volte, la prima sulla Ring Road tra Herat e Shindad in Afghanistan, dove un camion bomba ha cercato di uccidermi e l'attentatore è stato ucciso dal genio guastatori di Palermo. E la seconda volta a Kabul l'anno scorso, ad agosto, ero su quell'aereo che è stato preso di mira da due missili Strela che ci hanno quasi preso, e la donna pilota della 46esima brigata aerea ci ha salvato la vita.
Mi dovete credere, fare l'inviato di guerra non è semplice, è un mestiere molto difficile, raccontare la verità è spesso difficile. E io mi vorrei rivolgere a Carlo Bartoli e a Paola anche perché spesso i primi nemici del giornalismo siamo noi stessi, siamo proprio noi giornalisti. Io ho notato nel giornalismo che spesso c'è una differenziazione tra giornalisti che lavorano per giornali di sinistra e per giornali di destra. Vi prego, non mi accusate di questo. Io ho lavorato all'inizio per il Tirreno, ho lavorato per il Corriere di Livorno, che era un giornale edito da Cristiano Lucarelli. Poi sono passata a giornali nazionali come Libero, come Il Giornale. Sono venuta via il 31 di gennaio dal giornale in maniera molto terribile. Io in questo momento ho una protezione dei carabinieri perché sono stata minacciata da un mafioso e quindi ho una vigilanza dei carabinieri. Spesso il primo nemico che ho trovato è stato proprio l'ordine dei giornalisti. Non me ne vogliate, io sono orgogliosamente giornalista da 25 anni e sono orgogliosa di far parte dell'ordine dei giornalisti. Ma quando ho chiesto aiuto, a volte non ho trovato quell'aiuto di cui avevo bisogno. Io sono forse la giornalista più censurata d'Italia. Io sono, purtroppo per me, Beppe Giulietti, io lo vorrei qui perché lo vorrei abbracciare in qualche modo, perché spesso ci siamo scontrati in maniera un po' così. Io sono quella che ha fatto il libro intervista a Salvini nel 2019 quando era ministro dell'interno e sono stata censurata al Salone del Libro perché ho avuto la pecca di fare il libro con una casa editrice forse troppo vicina a un partito di centro, scusatemi, di estrema destra. Non per mia colpa, sono stata consigliata male, non è colpa mia. Io ho scritto quando avevo il cancro dal letto d'ospedale, ho avuto un cancro al seno, ho scritto in condizioni terribili. Ho chiesto aiuto e spesso non sono stata aiutata. Allora dico a voi, per primi, cercate di ascoltarli un pochino di più i giornalisti, soprattutto i giornalisti che ci mettono veramente il cuore, perché guardate, a volte si mal giudica il giornalista per sentito dire o per partito preso. Io non sono iscritta ad alcun partito e mai lo farei, io sono semplicemente una giornalista che lo fa veramente col cuore e ci mette veramente il cuore. Sono stata orgogliosamente in Ucraina a raccontare la tragedia del popolo ucraino, sono stata presa di mira e minacciata da persone della Russia proprio perché ho raccontato quella che è la tragedia del popolo ucraino. Vorrei, e lo dico anche a Elisabetta perché mi conosce da tanti anni, che l'ordine dei giornalisti a volte ci ascoltasse di più e anche la Federazione Nazionale della Stampa e che cercasse di capire le storie personali di noi giornalisti senza prendere il per sentito dire, perché mi dovete credere, soffriamo tanto. Io in questo momento sono una precaria del giornalismo, io ho quasi 50 anni e lo sono da 25 anni, a parte un breve periodo, quindi non guadagno tanto come gli inviati della Rai o di Mediaset o come tanti altri. Vorrei che i primi amici dei giornalisti fossero proprio i rappresentanti dell'ordine dei giornalisti. Quindi vi chiedo questo impegno, di ascoltare le nostre storie personali e di capire che cosa c'è dietro una storia, perché è solo così che si crea una democrazia, è solo così che si crea l'importanza vera del giornalismo. Io vi ringrazio per questa serata, è molto importante, sono venuta qua perché io sono nata qua, sono di Rosignano anche se abito a Roma da tanto tempo, quindi ringrazio Carlo, ringrazio Paola, ringrazio Elisabetta e ringrazio tutti gli ospiti e anche il sindaco che è sempre molto gentile a ospitare tutte queste manifestazioni molto importanti, però ecco, vi chiedo un impegno maggiore nell'ascoltare le storie personali perché magari dietro alla storia personale c'è qualcosa di più. Sicuramente da parte mia c'è quel fuoco sacro del giornalismo che pochi hanno. Io ho fatto tante guerre, ma l'ho fatto col cuore e quindi chiedo anche da parte vostra di metterci il cuore. Sono molto credente e ringrazio anche Padre Fortunato proprio per le parole che ha detto, perché le sposo e le condivido appieno. Grazie. Allora io vorrei dire una cosa, perché insomma ringrazio la collega che non conosco personalmente per l'intervento, vorrei però anche dire qualche cosa, lasciatemi spezzare una lancia anche per le nostre organizzazioni dei giornalisti, perché ecco, riprendendo visto che sono state citate tante, anzi fatte tante citazioni, una citazione tra l'altro, non sono una filoamericana sfegatata, però una citazione di un grandissimo presidente, John Fitzgerald Kennedy: non chiedetevi
soltanto che cosa l'America può fare per voi, chiedetevi anche che cosa voi potete fare per l'America. Io chiederei ai colleghi giornalisti, alle colleghe giornaliste anche, di fare un passo avanti e essere più coinvolti nella vita delle nostre organizzazioni di categoria, l'ordine prima di tutto certamente, ma anche il sindacato, perché il sindacato soffre più di tanti e cerca di tenere botta al precariato crescente e distruttivo sul fronte della libertà di informazione, del diritto di cronaca, del diritto dei cittadini di essere informati. Lo dico come rappresentante di articolo 21, proprio perché noi pensiamo che l'articolo 21 della Costituzione si possa difendere e sviluppare e rendere vero, reale, forza vitale di questo paese, di questa Repubblica, solo con un giornalismo veramente indipendente basato sulla garanzia di chi lo realizza. Come ha detto il Presidente, solo un giornalismo forte può garantire ai cittadini la possibilità di avere elementi di discernimento tra le varie informazioni che riceve, non una platea di comunicazioni di cui viene fatta scelta da entità che hanno come obiettivo solo il profitto. Quindi cerchiamo anche di essere più partecipi noi in prima persona del bene e della correttezza della nostra informazione. Grazie. Io penso che forse possiamo presentare, anche perché la prossima serata ha un panel molto forte, allora, con dei protagonisti molto forti. Vi do una buona notizia, mi ha appena scritto nello scavo che è rientrato e che ci sarà dopodomani, quindi eravamo così in sospeso, io mi stavo chiedendo ma arriva o non arriva, mi ha scritto adesso, quindi proprio una notizia freschissima in diretta. Ecco, una cosa che mi sono dimenticata di dire all'inizio, Angela Caponnetto si scusa con tutti noi, doveva essere qui con noi stasera ma è rimasta bloccata dallo sciopero degli aerei che in questi giorni ci sta appunto in Italia, purtroppo accade anche questo. Lei era a Palermo, doveva arrivare e niente, le hanno annullato il volo e quindi o il voto appunto, la gaffa, e quindi è rimasta a Palermo, è rimasta bloccata a Palermo, sarà con noi in una prossima occasione sicuramente quando capiterà, quindi si scusa davvero con tutti noi, con voi del pubblico, però appunto sarebbe voluta essere qua. Domani un panel molto molto importante, infatti stavamo dicendo, domani avremo alle 18 l'appuntamento con Vladek Golkorn, che qualcuno di voi probabilmente qua a Castelnuovo conosce perché è stato ospite l'anno scorso, se mi ricordo bene, di Paolo Mieli durante il Festival La Forza delle Idee, appunto, che lo aveva intervistato. Vladek Golkorn ha scritto un libro molto bello, un libro per bambini, quindi se avete figli, nipoti, piccoli, portateli, perché è un libro, oltre a essere bello, è anche bello proprio perché è illustrato da Sergio Staino, quindi è una cosa particolare, e racconta la storia di Mosè raccontata ai bambini. E questo alle 18 domani pomeriggio, sempre qua alla Limonaia. Alle 21:30 invece avremo un tema che è molto, attuale secondo me, e l'appuntamento è il titolo scusate, è accaduto quindi può accadere di nuovo, ed è una citazione di Primo Levi. E i nostri ospiti saranno Paolo Berizzi, giornalista inviato speciale di Repubblica, che Mauro Biani, che appunto abbiamo qua con noi, Sara Lucaroni e la professoressa Milena Santerini, che è una, oltre ad essere una docente di pedagogia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, è soprattutto la coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, ed è per questo appunto che l'abbiamo invitata, perché verrà per portarci la sua testimonianza. Quindi l'appuntamento è a domani, grazie a tutti, vi aspettiamo ovviamente. Grazie ancora una volta all'amministrazione, al sindaco, alla vice sindaca.